Ma belle e bentornati a tutti ragazzi, siamo qua con FIFA 16, questa volta l'Ultimate Team, quindi utilizzo la nuova versione dell'Ultimate Team, o meglio la nuova opzione Foot Draft. Praticamente io sono qua per ringraziarvi per le tantissime view che ho visto, che ho visualizzato negli scorsi episodi. Ma dedichiamoci al Draft Foot. Allora, crea una rosa scegliendo un giocatore per ogni ruolo da una serie di 5 alternative. Metti insieme la migliore squadra possibile e sfida i tuoi avversari in campo. Speriamo in bene. Allora, qua ci sono dei moduli. Per l'esattezza 5 moduli a disposizione: il 4-4-1-1, il 4-3-2-1, il 4-4-2 in linea, il 4-5-1 e il 4-3-3 difensivo, che è quello che mi intriga di più, perché fa per me. Allora, partiamo subito. Ronaldo, attenzione Ronaldo. Sì, cazzo, bella lì. Allora, subito la pescata vincente con Ronaldo. Adesso andiamo all'attacco, vediamo con l'attaccante, vabbè, Martinez, Jackson Martinez, così facciamo tutta spagnola, dai. Tutta spagnola, addì. Messi, che culo! Cioè, Ronaldo e Messi, questa è la miglior squadra, sicuramente costruirò la miglior squadra per FIFA 16 Draft, come cazzo vi pare. Ronaldo e Messi, madonna, Ronaldo e Messi, ragazzi, qua c'è da strapparsi i peli del culo. Vabbè, ragazzi, allora, Inler, Song, che arriva dal Barça, va bene così, va bene per Song. Poi, qua possiamo prendere, c'è Strootman, che cazzo c'è? Vabbè, Illaramendi, che arriva dal Real, qui posso prendere nessuno, non c'è nessuno spagnolo, quindi potrei prendere questo, ma vabbè, prendiamo Medel, anche se non c'entra un cazzo, va bene così. Poi, qua possiamo prendere... No, Felipe Luis è l'unico. Felipe Luis che è andato all'Atletico dal Chelsea. C'è Pepe. Sì, qua c'è Pepe, quindi utilizzo Pepe. Qui un altro difensore centrale. Non c'è nessuno, quindi vado a prendere Terry, che è il più sano come overall. Poi qua c'è Carvajal e Juanfran. Juanfran è un pochino più veloce, quindi ho preso lui. Vediamo chi c'è in porta. C'è Keylor Navas, Moya e poi c'è Bravo. Io prendo Bravo, grandissimo portiere che ho preso anche nella Roma. Poi altri portieri, vabbè, Ter Stegen come portiere panchinaro dovrebbe andare bene. Poi Mascherano, chi vedo? Mascherano, tanta roba anche lui. Vediamo di fare una bella rosa, mettiamo Mascherano al posto di Terry, come potete vedere è una valutazione 85 con intesa 95. Vediamo un po' di pescare qualcun altro. Marcelo, guardate qua c'è Marcelo. Allora, poi c'è Gab, beh, Isco ragazzi, Isco tutta la vita, Isco, lo mettiamo al posto di Llaramendi. E Llaramendi lo mettiamo al posto, a sua volta, di Medel. Così siamo 85 con il 100% di intesa. Che rosa ragazzi, una rosa straordinaria, come direbbe un brasiliero, straordinaria. Allora, poi Götze io lo prendo così, tanto per Götze mi piace. Poi il bagattone Gervinho, sarà ancora bagato anche qua, ho preso Paco Alcacer. Vediamo, potrei prendere Lucas, ho visto i due bagattoni, Barbo e Gervinho. Qui non c'è nessuno, a parte Vesu che è spagnolo, cioè gioca al Valencia, però è portoghese, ho preso lui. Poi vediamo, prendo Coutinho a sto punto, di questa tornata prendo Coutinho. Poi, chi posso prendere? E qua prendo Savic perché è dell'Atletico. Praticamente ho mezzo atletico. Qua posso prendere Varane che è del Real. Sì, Varane perché è quello ideale. E poi come ultima scelta, vediamo un po', è scesa la valutazione. Abbiamo Dani Alves. Oh no, aspetta però, Sergio Ramos 87. Va bene qua, va bene così. Poi a questo punto qua io sposterei esatto, lo metterei qua. E a sto punto cosa potrei fare ancora? Boh, 85 di valutazione ragazzi, non c'è niente da dire. Non c'è proprio niente da dire. A questo punto tolgo Terry, metto Pepe in panca
e la rosa è pronta. C'è da prendere l'allenatore, vediamo un po' con l'allenatore chi cazzo mi capita. Vediamo un po'. Vabbè, qua li ho spostati semplicemente perché così, Real, Barça e Barça. Allenatore, c'è Max Allegri, Pioli e Garcia, tutti italiani, anche Van Gaal e Pochettino, però voglio Allegri, che ha un viso così splendido. Ed è il momento di fare un riepilogo. Il riepilogo, sì, vabbè, Ronaldo dove lo metti? No, scusa, hai messo Götze e non metti Ronaldo. Vabbè, comunque questi sono i migliori giocatori. Abbiamo Ronaldo, Messi, Götze, Isco, Sticazzi. Abbiamo tutti. La migliore squadra di FIFA 16 in Foot Draft. Allora, io affronterei a questo punto la più forte, ovvero il Barça. Cioè vado proprio a bomba, visto che io ho 88, 80, 82, vado contro il Barça che ti devo spaccare tutti. Allora, io ci sono, maglia nera contro maglia gialla, andiamo allo stadio. Eccoci qua, siamo a Santiago Bernabeu, siamo draft FC contro Barça. Allora, in realtà mi mettono come resto del mondo, vabbè, palese, visto che sono una sottospecie di mischia. Eccolo qua, il nostro... il loro Messi, è vero, perché c'è un Messi contro Messi qua, attenzione. Messi contro Messi. Gavin Monk-Fiennes, dell'Inghilterra, famosissimo arbitro che tutti conoscono e tutti inviterebbero a cena. Ma partiamo con la partita, c'è Sergio Basquet con Luisito Suarez, non Luisito, quello dell'Inter, però... Vabbè, attenzione perché c'è Neymar sulla fascia destra. Loro partono subito molto veloci. Ricordo a tutti che questo è il livello leggenda. Intanto la spazzo via prima che finisca in rigore. È in livello leggenda perché... sì, perché ho giocato tutte le partite a livello leggenda. Ed è giusto che giochi anche questa a livello leggenda. La parata di... bravo! E infatti anche Messi si complimenta con lui. Bravo. Allora, calcio d'angolo da parte di Rakitic, vediamo di spazzarla via, così, perfetto, il tiro, attenzione, l'ho vista quasi dentro, il tiro del Piqueton, Sergio Ramos dal fondo con Juan Fran. Cerco di stare dietro con la cronaca, però è molto difficile visto che è molto veloce. Io nel mentre sto giocando a bomba perché il Barça è di una velocità straordinaria. E quindi niente, quindi ragazzi, molto probabilmente non mi sentirete spesso a tempo con le azioni di gioco perché sono molto veloci. Ecco, sì, il gioco è più lento. Intanto parte Song sulla sinistra perché siano Ronaldo. E il gioco è molto più lento rispetto al solito. Però con i giocatori veramente forti come quelli che sono capitati in questa squadra, che è fortissima. Ecco, sì, è un FIFA più veloce. Ma giustamente così, perché l'equilibrio per i giocatori veloci si differenzia dai buggatoni che c'erano precedentemente. Quindi giustamente quelli più forti rendono un gioco più veloce. A parte questa uccisione, perché praticamente l'ho ucciso con gli aramendi. Vabbè, potevo ucciderlo veramente. Ha fatto un'entrata cattivissima. Mathieu dal fondo la passa su e la prendo di testa. L'anticipo Jordi Alba che arriva dal centro. Isco, bravissimo Isco per Jackson Martinez. Jackson Martinez molto lento a mio parere. Sì, è molto lento, però c'è Iniesta. Dai cazzo. Occhio perché qua è l'azione importante. Dai cazzo. Niente. Allora, Jordi Alba riparte da dietro. Jordi Alba, che cosa fa? Io entro così, a gamba tesa. Attenzione, perché qua non passa. Iniesta. Niente, riesco a prendere palla. No, però c'è ancora Iniesta. Il tiro! Scheggiato il palo sull'esterno. Iniesta quasi al gol. Super Barça, devo dire. Super Barça. Complimenti al Barça che ogni anno è sempre più forte. E cosa vi posso dire? Vi posso dire che da affrontare a livello leggenda non è uno scherzo. Sfido tutti voi ad affrontarlo a livello leggenda e vincere a bomba. Allora, Ter Stegen dal fondo. Vi ricordo sempre che potete andare su Facebook a lasciare un bel mi piace al raggiungimento dei 700 like, dei 700 mi piace nella pagina ufficiale P-Quadro Gamers. Vi svelerò la seconda carriera, oltre a quella dell'Inter, che farò con FIFA 16. Ve lo dico in tutte le puntate, in tutti i versi, in tutte le salse. Ma voi non mettete mi piace su Facebook perché siete dei babbi di ciolla. Allora, Jackson Martinez in attacco. Jackson Martinez, il cross leggero, una sciabolata morbida per Cristiano Ronaldo che crossa e la prende Ter Stegen. Un cross troppo sul portiere per Cristiano Ronaldo.
il numero 8 di questa squadra. Poi c'è Juan Fran che riparte dalla destra in mezzo per Isco, ancora Juan Fran per Song. Vediamo cosa possiamo fare con Song. Un'azione importante con gli Yaramendi. Yaramendi che lo vedo più CDC che CC. Messi. Messi è caduto. È caduto Messi. Rigore, rigore, rigore. Rigore, bella lì. E intanto cosa fa? Si agita e spalleggia. Cosa fa? Spalleggia Iniesta. Inutile che fai spallucce. Mi hai preso in pieno, pezzo di un Iniesta. Va bene, niente, a questo punto qua, rigore, c'è da tirare il rigore con Cristiano Ronaldo contro Ter Stegen. Pronti alla partenza, il tiro di Cristiano Ronaldo e va in gol Ronaldo. E devo dire la verità, devo dirvi che non riesco a direzionarla per bene. Ogni volta mi va al centro, vaffanculo. Però ho notato che segno più facilmente i rigori qua che in FIFA 15, sal cazzo. Va bene così, va bene così. Cristiano Ronaldo, gol in rigore, 1-0 per la nostra squadra Foot Draft. Allora, io vi posso dire che questa partita la vedete fino alla fine. Ora sono 1-0, ma anche se vincono loro, se vinciamo noi, io in ogni caso non farò tagli perché voglio farvi vedere in pieno questa demo. Allora, Suarez con Sergio Busquets che dal centrocampo la va a passare a Lionel Messi sulla fascia di destra. Messi, Messi da solo. Che cosa fa Messi? Messi la va a passare a Sergio Busquets, presa così, calcio d'angolo spazzata via da Cristiano Ronaldo. Vediamo se adesso capita qualche cosa in questo calcio d'angolo. Presa, presa di Bravo, allora il cross per andare su e vediamo un po' cosa succede con Dani Alves dal dietro. Fa un bel cross a spiazzare, attenzione perché questo non era fuori gioco, quindi è molto pericolosa l'azione di Rakitic. Rakitic la passa dietro Dani Alves per Iniesta, Iniesta che scheggia i pali e fa spallucce, il tiro, Bravo la prende. Perfetto così. Allora, intanto mi danno il 100% dei passaggi riusciti di Isco. Il tiro ancora Bravo. Devo spazzarla su, devo spazzarla su. Non devo passarla qua vicino perché il Barça è molto veloce e anche in possesso palla mi prende il pallone molto più facilmente rispetto ad altri e quindi devo fare molta attenzione. Messi, Messi, Messi non va, non passa, non passa. Jackson Martinez che, vi dico la verità, io me lo aspettavo molto più veloce, invece è molto lento. Yaramendi, Yaramendi per Messi, dai Messi, dai Messi. No, no, non si sono intesi il giocatore del Real con Messi. Non va bene, non va bene. Matteo Iniesta, Iniesta la va a passare per Dani Alves per Messi. Rakitic, Messi, Dani Alves. Attenzione perché Dani Alves cosa fa? La passa a Piqué. Niente ragazzi, ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo, per il momento 1-0, loro sono molto 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 veloci, hanno anche tanto possesso palla, c'è da dire che si comportano veramente molto molto bene e mamma mia palo, attenzione qua, vi stavo dicendo si comportano molto bene ma sono davvero tanto 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 pericolosi. Speriamo finisca in fretta questo primo tempo. Ho voglia di cambiare l'attaccante. Ebbene sì, voglio cambiare l'attaccante. Voglio mettere l'altro attaccante che adesso mi sfugge il nome. Voglio togliere Martinez. Che Martinez, ecco, Paco Alcacer. Perché Alcacer lo chiamerò, va bene. Paco Alcacer. E secondo me rende più di Jackson Martinez. Sicuramente correrà di più perché ci vorrà ben poco a correre più di Jackson Martinez, che l'ho trovato molto lento. Trick in vista ragazzi, trick in vista di Lionel Messi. Ragazzi, io voglio tanti 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 like per questa prima puntata del draft e molti di voi mi hanno chiesto di fare una puntata dedicata. Ronaldo, attenzione, aspettate, ve lo dico dopo. Ronaldo ancora lui, possesso palla. Ronaldo, il fallo è mia la palla, la punizione. Vediamo di non fare cazzate. Sì, ok, non fare cazzate invece. Questa era una di quelle grandi puttanate che non si fanno. Non si fanno, non si fanno. Ok, la palla per Dani Alves in mezzo, però la prendo io, è ancora fuori. Però questa volta, no, pensavo fosse mia, vaffanculo. No, questa volta non è mia, ancora loro. Impostano l'azione con Iniesta da dietro, Iniesta con Dani Alves per Rakitic. Intanto Dani Alves rotola come se non ci fosse un domani. La va a passare in mezzo, hanno un possesso palla micidiale, ragazzi, micidiale.
Niente, io vi stavo dicendo prima che molti di voi mi hanno chiesto: fai un draft, fai una serie sulla serie A, fai una serie di draft con i giocatori di serie A, che sono scarsissimi. Sì, sono scarsissimi. Però proprio per questo, visto che voi siete dei malati cronici di FIFA, dite: ma tu sei bravo, gioca con la squadra che a me piace, la squadra debole contro quelle forti, devi dimostrare che sei forte, devi vincere lo stesso, perché così io mi spollicio tutta la mattina e la sera a guardare i tuoi video. E va bene, allora la prossima puntata, attenzione qua, la spazza via. La prossima puntata, a questo punto, football, sì, football, che sto a dire? Foot, draft con la Serie A, con giocatori di Serie A contro Manchester City. Dai, scelgo il Manchester City che non l'ho utilizzato e vediamo se vinco. Secondo me le prendo a bomba, eh. Se vinco però, ragazzi, se vinco voglio almeno 250 like, perché altrimenti siete dei babbi di ciolla. Fuffa, soprattutto fuffa, sottolineo, soprattutto fuffa. Allora, rimessa laterale da Marcelo a Cristiano Ronaldo, che sbaglia tutto. Vediamo adesso cosa fanno loro, vediamo se c'è qualche cosa che bolle in pentola per il Barça. Messi, che si trova in difesa, la va a passare a Mathieu. Mathieu per Jordi Alba, in mezzo per Iniesta. Che palle, hanno sempre palla loro, non riesco a prendere palla. Allora, ragazzi, cosa ne pensate di draft? Cosa ne pensate di questa nuova questa novità di dell'Ultimate Team dedicato a FIFA 16? Me lo scrivete qui sotto, mi dite qualcosa oltre alle solite stronzate, visto che non scrivete niente. Intanto l'ho spazzata via. Cioè, più che scrivere bravo, bel video, sei un grande, ti stimo, fratello, cioè, non me ne frega un cazzo. Cioè, nel senso, mi fa piacere, mi fa piacere che mi stimate, che mi dite che sono bravo, che bella lì. Ultimamente nessuno qui mi sta dicendo di morire. Ultimamente sono tutti contenti che ho portato FIFA 16, così non uscite più di casa, incontrate delle ragazze, fate qualcosa nella vostra piccola vita insulsa, fate qualcosa. E niente, io gioco la sera, io quando ho tempo gioco, ragazzi, non è che non ho altro da fare. Dopo la radio, dopo le dirette, che tra l'altro sottolineo, settimana prossima molto probabilmente inizio la nuova stagione in radio, quindi se volete seguirmi molto probabilmente scriverò delle cose all'interno della fanpage P4 Gamers, così che possiate seguirmi, mi raccomando, visto se ci tenete a me, oltre a scrivermi bravo seguitemi anche in radio, che così almeno sono con Dindong io. Attenzione, fuori, rimessa laterale. Allora, ci avviciniamo al 75esimo, c'è da dire che in draft le partite non durano 4 minuti a quanto visto. Il cross non va, non la prende Cristiano Ronaldo. Le partite durano di più, secondo me, non durano 4 minuti. Vediamo cosa ne esce fuori. Messi, vai a fare in culo, non riesco a fermarti. Allora, vediamo di spazzarla, bella spazzata, mi piace, però c'è Sergi Roberto che ha palla. Roberto, come le piadine Roberto. Attenzione, chi mangia le piadine Roberto mette un like. Occhio. Vai a fare in culo, via. Allora, Dani Alves. Oh, mamma mia, se mi segnava qua, puttana Eva. Mi stava segnando in rovescia, faceva il gol dell'anno, ragazzi. Faceva il gol dell'anno. Ma guardate che gol, cioè da figurine panini. Iniesta, figurine panini. Spallucce di Iniesta. Allora, vediamo di fare un cambio, vediamo di mettere qualcuno, vediamo di far qualcosa. Io a questo punto direi che potrei mettere Varane, lo metterei magari a centro... No, allora, facciamo così, sposto Mascherano, vaffanculo, sono andato indietro, sposto Mascherano al posto di Varane, quindi Mascherano centrocampista e Varane difensore centrale insieme a Ramos, così diventa una squadra un pochino più dinamica e un pelo più difensiva. Vediamo di mantenere questo 1-0, visto che sono sempre pericolosi questi qua del Barça. Messi, attenzione Messi, più Ronaldo che Messi, devo dire la verità, Bellissima questa squadra, però vedo più Ronaldo che Messi in campo. Attenzione, c'è Neymar cerca di scavalcarmi il cross. Mamma mia, il tiro, un altro palo, che culo.
No, ragazzi, questa è la partita più inculata della storia. Cioè, io ho una squadra devastante, però c'è da dire che in leggenda questo Barça è fortissimo. Quindi, veramente, ragazzi, voglio tantissimi like per the best team ever. Così, devo dirla un po' all'inglese, un po' così intonata, come direi in radio. Allora, Messi, attenzione, Messi sulla destra, Messi, il calcio filtrante, il passaggio filtrante che non va, e niente, ragazzi, allora c'è Iniesta che da centrocampo, vediamo cosa fa. Iniesta, che stai a fare, Iniesta? Ti ho preso palla, vai a fare in culo. Cristiano Ronaldo con lentezza, Cristiano Ronaldo non la va. Niente, ragazzi, non la va, ci avviciniamo al 90esimo, speriamo di portare a casa una bella vittoria. E niente, io vi ricordo che il prossimo episodio sarà dedicato all'ultimate team con... Attenzione! Passaggio, dai, tiralo! No, così piano! Porca vacca! Era 2-0, ragazzi, cioè l'ha salvata all'ultimo. Basta, è meritatissima questa vittoria. Voglio tantissimi like. Perché la partita è finita qui, ragazzi. Io vi ringrazio per aver visto tutto questo match dall'inizio alla fine. Spero che l'abbiate visto dall'inizio alla fine. Vi aspetto alla prossima con un nuovo episodio di Foot Draft con la Serie A. Ragazzi, tanta roba. Tanti like su Facebook. Ciao belli.